In questa prima puntata dedicata ai vettori in componenti cartesiane, definiamo che cosa sono le componenti cartesiane. Consideriamo prima di tutto due assi cartesiani x e y. Ed inseriamo su questi assi un vettore A. Come sappiamo, il vettore A si può scomporre in due altri vettori. Un vettore che chiameremo AX, perché è orientato lungo l'asse delle X, ed un vettore che chiameremo AY, perché è orientato lungo l'asse delle Y. Questi due vettori, AX e AY, prendono il nome di vettori componenti di A lungo l'asse delle X. Quindi questi sono i vettori componenti del vettore A. La somma dei vettori AX e AY dà come risultato il vettore A. Quindi possiamo scrivere A come vettore è dato dalla somma del vettore AX e del vettore AY. Come si noterà, il vettore AX è sempre orientato nella direzione dell'asse X e può avere verso concorde o discorde, e il vettore AY è sempre orientato nella direzione dell'asse Y, con cui può avere verso concorde oppure verso discorde. L'orientamento dei due assi x e y viene in genere caratterizzato introducendo il concetto di versore. Disegno altri due assi cartesiani per illustrare questo concetto. Un versore è un vettore che serve a indicare una direzione. Il versore è quindi un vettore che punta nella direzione dell'asse, in questo caso dell'asse delle X, e che ha modulo unitario. Quindi questo è il versore dell'asse delle X, questo è il versore dell'asse delle Y. I versori dell'asse delle x e dell'asse delle y vengono indicati con questo accento circonflesso, proprio a indicare che si tratta di vettori di modulo 1. Quindi anche su questi assi cartesiani precedenti potevamo indicare i versori. Lo faccio con un colore diverso. Questo è il versore dell'asse delle y e questo è il versore dell'asse delle x. Data questa definizione, possiamo notare che il vettore AX potrà sempre essere pensato come un multiplo del versore x, nel senso che si può ottenere il vettore AX, il componente di A nella direzione dell'asse x, moltiplicando il versore x per un numero reale, positivo, se il vettore AX ha lo stesso verso del versore, negativo nel caso opposto. In questo caso possiamo vedere che il vettore AX è un multiplo del versore e in particolare si ottiene moltiplicando il versore per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cioè possiamo scrivere che il vettore AX è 11 volte il versore x. Allo stesso modo, sull'asse delle y, il vettore AY è 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte il versore dell'asse delle y. Ecco, questi due numeri, i due numeri reali per cui bisogna moltiplicare i versori degli assi
al fine di ottenere i vettori componenti, questi due numeri reali, dicevo, prendono il nome di componenti cartesiane del vettore A lungo gli assi x e y. Quindi 11 e 6 sono le componenti cartesiane del vettore A. Siamo riusciti a ridurre l'informazione sul vettore A in due numeri reali che permettono di ricostruire il vettore nella sua direzione, nel suo verso, semplicemente partendo da questa coppia di numeri reali. La scrittura che abbiamo dato è la cosiddetta scrittura in notazione cartesiana del vettore. E volendo generalizzare, non rimanendo legati al caso specifico, chiameremo AX il numero reale che rappresenta la componente X del vettore A e chiameremo AY il numero reale che rappresenta la componente Y del vettore A. Per cui, in generale, un vettore A potrà sempre essere scritto moltiplicando la sua componente X per il versore X e la sua componente Y per il versore Y. Si noti che AX e AY sono due numeri reali che possono essere sia positivi sia negativi e, benché la notazione possa trarre in inganno, non rappresentano soltanto il modulo del vettore AX o il modulo del vettore AY. Sono legati ai rispettivi moduli, ma c'è anche una valutazione diversa dei vettori che permette di avere dei segni positivi o negativi. Sviluppiamo questo concetto facendo un diverso esempio e quindi vedendo come in un'altra situazione si può avere un vettore che abbia componenti cartesiane positive o negative. Prendiamo ad esempio su questa coppia di assi cartesiani un vettore di diverso orientamento. Ad esempio questo. Indichiamolo come vettore B. Ripetendo la procedura, il vettore B deve essere scomposto lungo gli assi per ottenere i due vettori componenti BX e BY. Il vettore B può essere scritto come somma vettoriale dei vettori componenti BX e BY. BX a sua volta può essere visto come multiplo del versore dell'asse X. In questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unità. Quindi il vettore BX sarà 10 volte il versore X. Ma dobbiamo fare attenzione al segno, perché il vettore BX punta in verso opposto al versore. Per quanto riguarda BY, si può ripetere il ragionamento con il versore Y, ma in questo caso il vettore componente BY e il versore Y hanno lo stesso verso, quindi il vettore BY può essere scritto come un multiplo positivo 6 volte il versore X. Scriveremo quindi la notazione cartesiana del vettore B, meno 10 versore X più 6 versore Y. Non si è dato in questo caso peso alle unità di misura, se si trattasse di spostamenti dovremmo esprimere tutto in metri e potremmo scriverlo qui al termine dell'espressione, oppure se fosse una rappresentazione di forze useremmo ad esempio i newton messi al fondo di questa espressione. C'è un modo diverso per scrivere questa notazione, si può anche trovare su molti libri questa scrittura. Ecco, queste sono le componenti cartesiane dei vettori. Dunque, riepilogando, le componenti cartesiane dei vettori sono quei numeri reali
che moltiplicati per i versori permettono di ricostruire i vettori componenti, i quali sommati danno il vettore di partenza. In definitiva, quindi, abbiamo ricondotto la rappresentazione del vettore B a una coppia di numeri reali. E come vedremo nelle prossime puntate, sarà possibile eseguire le operazioni che normalmente eseguiamo in modo grafico sui vettori, eseguirle in modo algebrico, cioè lavorando sulle componenti cartesiane.